Qua, dopo 2 giornate da scrutatore, adesso da youtuber, comunque multitasking in questo senso. Beh, partita, primo tempo dell'Ungheria, grande pressione, grande costanza, mi è piaciuto tanto il pressing, quello che mi piacerebbe vedere anche qualvolta quando gioco calcetto con i miei compagni di calcio, perché così c'è grande intensità, quindi più agonismo. Che dire, Acerbi un po' in flop perché al di là dell'ammonizione è stato molte volte, come dire, insicuro su alcune palle. Certo che il primo controllo, lo so, forse sarà la stanchezza, sarà un po' la seconda partita di seguito. Il primo controllo è fondamentale, anche un po' flop il gnotto Willy perché lo so. Ripeto, il primo controllo, stesso anch'io sbaglio certe volte, il primo controllo è fondamentale perché per direzionare la palla in avanti e verso la porta è fondamentale, importantissimo, al di là della protezione della palla, le prime due cose che si imparano a calcio. Io che non ho fatto calcio me l'ho imparato per strada. Salgono Di Marco, grande intensità ancora sulla fascia, bravo, continua così con uno spirito di iniziativa abnorme, salve anche Di Lorenzo perché nel Napoli lui ha cercato un tiro al secondo palo del portiere, poi Raspadori gol, certo che grande pressione come vediamo nel seguente video. Eccoci qua nel secondo tempo, Vispo, comunque pressing ungherese molto bene i primi minuti, ovvio che il pressing ungherese, però fatemi dire, Donnarumma, io ne ho contate 5-6 parate straordinarie a distanza di 5-7-10 metri, bravo, molto bravo, meritatissimo anche Di Marco. L'Italia nelle 859 partite ufficiali con il gol di Marco raggiungiamo 1500 gol italiani fatti in giro per il mondo e in Europa. Comunque l'Italia andrà in semifinale in Nations League o incontrerà o la Croazia o l'Olanda che giocherà in casa a giugno 2000 e in questo caso 23. È una vincente tra la Spagna e il Portogallo. Tutto sommato mi è piaciuta, andiamo. Peccato per il mondiale. Personalmente o lo guarderò mentre mangerò o non lo avevo detto, non lo guarderò affatto. Comunque sta di fatto non ci andremo. Ora ci vediamo le prossime due amichevoli, ma tutto sommato ci incontreremo con la National League a giugno 2023. Baci a tutti e abbraccio come sempre dal mio mondo di Jerry. Regalami un sorriso iscrivendoti al canale. Ciao!